Host 2023 continua, siamo allo stand di Caffè Vergnano S.P.A., la più antica torrefazione d'Italia, e siamo in compagnia di Enrico Vergnano, il responsabile del settore Horeca e Full Service. Enrico, è un gran piacere ritrovarti qui con noi. Grazie mille, sono Enrico Vergnano, rappresento la parte della quarta generazione in azienda. Siamo io, mia sorella Carolina e mio cugino Pietro. Siamo un'azienda familiare dal 1882, noi siamo la quarta generazione e sta già crescendo la quinta generazione, quindi un'azienda familiare. La nostra famiglia si è allargata con nuovi partner, però comunque manteniamo sempre il legame con la tradizione, con la famiglia, e questo stand, che è una casa, ne è la prova ufficiale. Ecco, è quello che dicevamo proprio poco prima dell'intervista. Questo stand è la casa del caffè, non a caso è molto rappresentativa per andare ad aderire al vostro concept, la casa del caffè Vergnano. Che cosa presentate nel corso di questa edizione di Host? Nel corso di questa edizione presentiamo questo concetto di casa, del concetto di family feeling, e soprattutto un grande focus su tutto quello che è il caffè. Quindi il caffè come protagonista, le nostre miscele come protagonista, le caratteristiche di ogni singola miscela, e soprattutto quello che è importante, il concetto di formazione accademia per esaltare quello che è il lavoro fatto a casa, cioè in azienda, produzione, acquisto del crudo, tostatura, nella formazione per l'estrazione del perfetto espresso, che è la base di tutte le nostre miscele. Nel corso di questa edizione, la 2023, avete avuto modo anche di esaltare ulteriormente l'iniziativa Women in Coffee, che è quella realizzata da tua sorella Carolina a partire dal 2019 a favore delle donne che lavorano nei campi in Honduras, ma non solo. Assolutamente sì, un progetto nato nel 2019, voluto da mia sorella. Un progetto di solidarietà verso le donne che lavorano in piantagione, un progetto concreto in cui Caffè Vergnano, grazie all'aiuto di tutti quelli che lavorano nel mondo del bar, del retail, quindi con l'acquisto di prodotti che vedete alle mie spalle, si aiutano e cerchiamo di aiutare le donne che lavorano nelle piantagioni, dove c'è una percentuale elevatissima di persone che lavorano in piantagione. E con progetti concreti abbiamo realizzato e acquistato una mini torrefazione in una delle nel Santo Domingo, abbiamo realizzato una biblioteca per i bambini delle donne che lavorano in piantagioni in Honduras, e ci saranno tanti altri progetti concreti di aiuto delle donne che lavorano in piantagioni, perché è veramente un progetto molto molto importante per noi. Ecco, per chi desidera aderire a questo progetto, supportare in qualche modo questa iniziativa, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? È semplicissimo, basta andare sul nostro sito e c'è una sezione dedicata a tutto questo che è questo mondo. C'è un team dedicato per rispondere a tutte le domande e tutti i quesiti, quindi andare su www.caffeverniano.com e lì trovi la sezione dedicata al progetto Women in Coffee. È veramente molto semplice. Con tantissimi articoli, direi assolutamente esclusivi, da poter acquistare, i cui proventi naturalmente andranno a questa iniziativa, che è davvero molto molto lodevole. E come si vede poi dalle immagini, abbiamo dedicato anche un mondo Horeca a Women in Coffee, quindi con una miscela dedicata, dove molte realtà in Italia hanno già aderito, bellissimo. Quindi c'è una miscela dedicata, un progetto di macchina dedicata, colore rosa è inevitabile, come tutto quello che c'è alle mie spalle. Quindi è veramente un progetto a tutto tondo in tutti i settori della nostra azienda, quindi molto molto bello.
Ecco, è il color rosa, non a caso siamo in questa location, è quello che contraddistingue questo progetto con tutti i packaging che vedete alle nostre spalle. Li abbiamo ripresi poco fa e li stanno guardando proprio ora i nostri spettatori. E infine, Enrico, avete una testimonial d'eccezione che tra poco intervisteremo. Ecco, qui mi commuovo e mi emoziono perché io l'ho vissuta da qua, io avendo ormai quasi 50 anni, Federica Pellegrini per noi e per tutti gli italiani è un simbolo dell'atleta, della perseveranza, della costanza, della preparazione, veramente un testimonial d'eccezione per successi d'eccezione, veramente. Esattamente, una donna che ha vinto praticamente tutto nella sua specialità, oltre 180 medaglie nel corso di poco più di 20 anni di carriera, 5 partecipazioni alle Olimpiadi, la donna più longeva in ambito sportivo nel nuoto, e devo dire che è stata una scelta assolutamente intelligente, un connubio che contraddistingue il vostro coraggio di andare a chiedercelo e la sua disponibilità a partecipare e aderire a questa iniziativa che rappresenta davvero un perfetto connubio commerciale ed etico-sociale. Assolutamente sì, veramente molto molto importante perché ci sostiene questo progetto, ha creduto in questo progetto essendo un progetto molto concreto e a lei è piaciuto subito, quindi ringraziamo Federica per averci scelto. Ecco. E noi andiamo a intervistarla tra pochissimi minuti. Enrico, grazie per la disponibilità. Grazie a voi, complimenti, grazie ancora.